Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Maruco e oggi torniamo nella Marucraft. Siamo arrivati al 30° episodio e oggi faremo davvero chiudere il cerchio della prima stagione, come l'ho definita nello scorso episodio, perché voglio dare un termine a tutto. Ma partiamo dalla casetta dell'enchantment, perché voglio fare una cosa prima di cominciare con l'episodio. Quindi ho i miei 3 diamanti alla mano e ho anche 2 stick. Questo perché voglio riparare il piccone di diamante. E lo facciamo subito. Vediamo un po' quanto costa ripararlo. Quindi mettiamo il vecchio, mettiamo il nuovo. Costa 2 livelli e lo facciamo subito. Abbiamo il nostro bel piccone nuovo che ha fortuna 3, unbreaking 3, efficiency 4. E in effetti pensavo che è un po' sprecato, visto che comunque è di diamante. Quindi che voglio fare in questo? Voglio metterci un altro efficiency 4 e portarlo a efficiency 5. Quindi sarà il massimo con unbreaking 3 e fortuna 3. Eccolo qua. E a questo piccone voglio anche applicare mending, in modo tale che si autoripari da solo. Quindi costa 5 livelli, lo facciamo. E ora abbiamo la nostra bestiaccia, abbiamo un piccone praticamente infinito, dobbiamo solo stare attenti a non perderlo, le ultime parole famose spero non succeda. E intanto è notte e quindi io vado a dormire e poi cominciamo con l'episodio di oggi. Raggiungiamo il nostro bel magazzino e prendiamo tutto l'occorrente per l'episodio di oggi. Vediamo un po', no, qua non c'è nessuno che ci sente, perfetto, entriamo qua dentro. E voglio farvi vedere che ho fatto un piccolo update al magazzino. In effetti ci ho pensato un po'. Mi serviva uno spazio in cui mettere tante tante fornaci, perché voglio cuocere alcuni materiali. Alcuni li ho già messi a cuocere per queste strutture. E in effetti mi serviva un posto con tante tante fornaci. Quindi che ho pensato di fare? Ho pensato di farlo sotto il magazzino. Porta alla mano. Ho fatto tutto il corridoio con gli stessi materiali del magazzino. E qua c'è semplicemente una piccolissima stanzetta che contiene appunto i nostri materiali. Nel nostro caso i nether brick. Ne ho davvero cucinati un bel po'. Ecco qua. Ora non ricordo con la precisione quanti stack, quindi io li prendo tutti. Erano 5 stack, non ricordo. Qua ho cotto anche un po' di stone, o meglio di cobblestone, che in teoria è tutta qua. Ok, credo di aver concluso con il tutto. Perfetto. Dovrei avere però qualche stack, se non ricordo, uno stack anche quassù. E invece ne ho, ecco, perfetto. Ricordavo male, ne ho tantissimi di stack. Prendo anche questi che sono già pronti. Prendo anche la Soul Sand, che è poca. Prendo anche i Magma Block. Ma soprattutto prendo anche un po' di Dark Oak, che ho qua. Perfetto. E prendo anche un po' di stichetti, che ho qua. Benissimo, abbiamo tutto l'occorrente. Direi di uscire e raggiungere la nostra bella valle, che diventerà una valle infernale. Ovvero, ci siamo occupati dell'interno del Nether, che in realtà è incompleto perché dobbiamo fare ancora il percorso che ci porterà alla fortezza una volta che la troveremo, perché nei prossimi episodi cominciamo appunto un livello un po' intermedio di gameplay e voglio quindi raggiungere la fortezza del Nether, che ignoro dove sia. Però al momento ci occupiamo di questo, quindi veniamo qua e approfittiamo della chest che abbiamo qui. Perfetto, ricordavo bene. Per lasciare un po' di roba che non ci serve affatto, quindi queste spade, la freccia, l'arco, lo teniamo qua, perfetto. Ci teniamo queste piccole cose. Colgo via un po' di roba perché voglio cominciare da una parte, ovvero con la pala voglio cominciare a fare un bel laghetto un pochino più grande. Se vedete laggiù quel tunnel che ho scavato è perché sto preparando già le basi dei prossimi episodi. Qua ci sono delle caverne, ma tranquilli, non c'è più nulla perché ho già illuminato il tutto. Quindi io con la pala che faccio? Semplicemente allargo un po' il tutto. Laghetto pronto e ora voglio sostituire tutta questa sabbia con la netherrack, quindi lo faccio subito. Eccola qua. Quindi pala alla mano, sostituisco tutto. Oh, già molto meglio, sembra più un qualcosa legato al Nether. Quindi ora faccio lo stesso lavoro, ma comincio ad utilizzare il piccone. Quindi voglio un po' alleggerire il tutto, magari partendo proprio da qui. Quindi, piccone alla mano. Oh, efficiency 5 è molto molto meglio del 4, perfetto. Dopo aver fatto un po' di rifornimento di carne, ora posso sostituire questi con gli stone brick, o meglio i nether brick in realtà, cercando di posizionarli nel modo giusto. Quindi togliamo questo e li mettiamo anche da questa parte, così. E faccio tutto l'arco, quindi
sostituisco anche questi in questo modo. Ok, vediamo un po' l'effetto. Dovrebbe essere già molto molto meglio. Ora, non voglio sostituire il tutto con i nether brick, assolutamente no. Ma voglio però cercare di dare un po' un senso al tutto. Quindi con i nether brick cercare di dare una forma un po' particolare al tutto. Quindi magari ne mettiamo qualcuno così che sale in questo modo, e magari anche da questa parte, quindi fare, ok, qualcosa del genere. Quindi saliamo e anche qua li mettiamo così, perfetto. Cerchiamo di dare una forma più strana possibile, se riesco. Ecco, e vediamo un po'. Deve essere un qualcosa che abbraccia la valle, non voglio renderla troppo infernale. Ok, mi piace, magari ne manca qualcun altro, qualche macchia qua e là, però direi che l'effetto non è niente male. Unica cosa, voglio però sostituire questi blocchi, ecco qua, con la stone normale, per fortuna ce l'ho qui. Quindi sostituiamo il tutto, vediamo un po', cominciamo a craftare un bel po' di roba, quindi veniamo qui. Eccoli qua, 16. Devo dire che i nether brick sono abbastanza dispendiosi, sono davvero dispendiosi, però questo è. Quindi veniamo da questa parte e magari ne mettiamo qualcuno che sporge, perché no? Ora non ricordo se ho ma non ho della terra, però questi li spacco abbastanza velocemente col piccone, quindi utilizzo questi e magari faccio qualcosa del genere. Quindi qua li congiungo, qua li metto così, qua li metto in questo modo e qua li metto così. Vediamo un po'. Mi piace, non voglio che sia troppo nether brick, quindi vediamo un po' poi l'effetto finale. Wow, questo piccone è davvero, è fin troppo potente. Comunque, eccolo qua. Pari, mettiamo, ecco, dei blocchi in questo modo, perché no? Un po' a riempire il tutto. E magari sapete che, ecco, magari li metto anche da questa parte. Magari questo no, perché sporge. Però qui li metto così. Ok, ne metto qualcun altro e vediamo un po' l'effetto finale. Quindi questo lo sostituiamo. Ok, sì, mi piace. Ecco qua, magari qua concludiamo il tutto. E magari questa terra la nascondiamo. Ma sì, dai. Ok, sta prendendo forma. Ora proviamo a fare, oh, un po' di variazioni con questi. Lo mettiamo qui. Ne mettiamo qualcuno così. Non troppi, visto che purtroppo scarseggiano. Però qualcuno lo mettiamo. Ok, mi piace. Unica cosa però, voglio togliere quella terra. Non ci sta a fare nulla. Quindi togliamola. Eccola qua. Ok, mi piace. Unica cosa però, qua voglio continuare la contaminazione. Ecco, in questo modo. Quindi tengo le forme del laghetto, ma ecco, magari qua lo copro in questo modo. Ecco qua. Faccio un qualcosa di contaminato, perché no? Quindi per tutto il giro del laghetto metto, ecco qua, la netherrack. Decisamente meglio. Mi piacciono proprio i contorni e soprattutto le variazioni di colore dei blocchi. Quindi qua sostituiamo questi, però, oh, in questo modo abbiamo davvero un bel laghetto stile nether, che secondo me, dai, ci sta. Laghetto fatto, e ora ci occupiamo del ponte che arriverà fin qui. Quindi mettiamo, ecco, magari, perfetto, 3 slab e cominciamo a fare tutti i contorni. Quindi magari ci aiutiamo con questi altri blocchi e cominciamo a salire in questo modo. Quindi saliamo magari ancora di uno, così, perfetto. Questo magari lo possiamo anche togliere, benissimo. Mentre qua cominciamo a fare tutta l'arcata del ponte, quindi andiamo all'indietro. E anche da questa parte ci aiutiamo come sempre con la netherrack. Quindi
Veniamo qua e cominciamo a fare lo strato più alto in questo modo. Non credo basterà. Vediamo un po'. Ok, il ponticello c'è, ovviamente questo va sostituito in questo modo. Quindi togliamo il tutto. Qua basterà anche la terra. Questo lo togliamo. Mentre da questa parte utilizzo sempre i blocchi del Nether. In realtà li devo utilizzare in questo modo. Ok, sto anche raccogliendo dei fiori che probabilmente non mi serviranno mai, ma sono dettagli. E li mettiamo così in questo modo. E anche qua li sostituiamo, quindi ne mettiamo uno qui, qua ci rimetto la Netherrack, perfetto. Ma sì, dai, secondo me ci sta tutto. Anche perché non so bene se farlo largo 3, credo proprio di sì però. Quindi facciamo tutta la striscia. Direi che così va bene. E ovviamente qua devo metterci delle fence. Per le fence ho già avuto un'idea, quindi le craftiamo. E le craftiamo subito con... Ah, vediamo un po'. Intanto qua posso liberarmi un po' di roba. Sì, perfetto. Togliamo un po' di cose inutili. E prendo gli stichetti, li ho. Ok, il Dark Oak ce l'ho. Ok, ho anche questo, quindi facciamo un po' di fence. Voglio cercare di utilizzare dei materiali comunque molto molto scuri, come vedete. Però che abbiano anche una logica. Quindi vediamo un po'. Mi piace? Ma secondo me sì, dai, ci sta. Abbiamo il laghetto delimitato dalla Netherrack, abbiamo il ponte di Nether Brick, abbiamo la parete che è molto molto strana. E mi piace perché deve essere un qualcosa che ricorda un po' l'esterno, come se l'inferno fosse arrivato nell'overworld e stesse cercando di uscire fuori. E ovviamente qua ci sarà tutto il sentiero con la pala che si ricongiungerà a quello dal quale arriviamo. Altra cosa che voglio fare è qualcosa da questa parte. Per farla però mi serviranno tanti tanti blocchi. E ora che vedo è probabile che debba cuocere altra Netherrack, che addirittura per assurdo non mi basti quella che ho. Potrebbe essere, quindi proviamo a fare. Intanto qua abbiamo un altro stacchino. Perfetto. Vediamo un po' se riesco a fare qualche set di scale. Me ne serviranno un po', 24, spero bastino. E purtroppo credo che quest'albero di oak lo dovremmo sacrificare. È un bell'albero, anche perché è cresciuto con i rami, quelli che mi piacciono, quindi l'albero più grande. Però purtroppo lo devo sacrificare, perché qua cominceremo a fare un'altra roba. Quindi ceppo tutto e cominciamo i lavori. Ok, direi che abbiamo abbastanza contaminato con il Nether questa montagna. Qua c'è un bello spazio, laggiù poi si ricongiunge con la giungla. Ma da questo punto, e quindi da questa parte, voglio far partire qualcosa del genere. Per farlo ci vorrà un bel po' di ingegno. Spero di riuscire a fare ciò che voglio, quindi facciamo qualcosa del genere. E poi utilizziamo le scale, quindi qualcosa del genere e qualcosa del genere, in questo modo. E poi qua ci mettiamo magari le scale messe in questo modo. Ora, come ci aiutiamo? Così probabilmente. Quindi ne metto una così, questo lo spacco. Eccolo qua. E qua ci va l'altra scala, in questo modo. Perfetto. E poi qua ovviamente devo spaccare questo e fare una sorta di contorno, in questo modo. Quindi faccio tutto il giro, sperando sempre che i blocchi mi bastino. Spero di sì. Qua invece devo coprire il tutto. E qua ci metto a questo punto un blocco centrale. Come vi ho detto, è tutto in corso d'opera. Non ho preparato nulla, quindi se faccio qualche errore, perdonatemi. Ok, sembra una scalinata, in realtà non lo è. E quindi ora proviamo a mettere il primo secchio di lava. Quindi la posizioniamo qui e vediamo un po' se è sufficiente. Credo proprio di no. Credo servirà almeno un altro secchio, se non altri due. Vediamo un po' se la nostra cascata funziona intanto. E sperando non faccia danni nel terreno circostante, secondo me ci sta. Una cascata di lava nella valle del Nether era il minimo da fare. Ok, direi che come misure per il nostro laghetto di lava ci siamo. E ora faccio un po' la stessa cosa che ho fatto con quello d'acqua, ovvero
cercare di ricreare tutti i contorni con la Netherrack per dare un po' una forma particolare. Quindi ci proviamo subito. Beh, che dire, utilizzando un po' di Netherrack, ma senza esagerare, quindi senza cambiare troppi connotati di questa valle, secondo me stiamo dando davvero l'idea che il Nether stia un po' cercando di uscire e raggiungere l'Overworld. In realtà è quello il mio scopo. Qua, come vedete, ho tolto la lava e ora la rimetterò, ma semplicemente qua farò un laghetto di lava come quello d'acqua, che secondo me è molto meglio. Qua c'è questo blocco che mi fa sempre incastrare, non capisco cosa ci sia. Ecco, se io faccio così, perfetto. Ho fatto qualcosa, ho risolto qualcosa, vediamo un po'. No, in realtà questo blocco è maledetto. E quindi con un po' di Netherrack un po' attorno la valle infernale sta davvero prendendo forma. Ora voglio capire però se ho qualche altro blocco di Netherrack nel Nether, perché ho terminato tutto, vediamo un po'. Ok, per fortuna ne avevo altri 4 stack, possiamo proseguire con il tutto. Perfetto, il progetto di, come dire, di malattia dell'Overworld direi che è completato. Come vedete ho messo alcuni blocchi random, come vi ho detto molto pochi, e la valle sta già cominciando a cambiare davvero aspetto. Eccola qua, si vede che c'è il portale del Nether. Ora è un po' spoglia qua al centro, ma ce ne occupiamo subito. Ora quello che devo fare è riempire il tutto di lava, quindi ci vorrà un bel po'. Dopo tanto, tantissimo tempo, finalmente il nostro lago di lava è praticamente pronto. Spero vi piaccia. Intanto completiamo finalmente questa zona. Come lo facciamo? Lo facciamo così. Ci mettiamo un po' di paletti in giro e poi ora vi spiegherò il perché. Quindi saliamo. Ok, sto failando i pali. Vediamo un po', dovrei avere l'ascia. Eccola qua. E ora sopra questi pali, mettiamola così, di Dark Oak, sto mettendo dei blocchi di bone meal. Perché in effetti anche quello è bello infernale e secondo me è il blocco ideale per fare delle sorta di lampioni da mettere un po' in giro per la nostra valle. Perfetto, secondo me danno l'effetto un po' e staccano con il loro bianco. E poi voglio anche mettere due alberi di Dark Oak proprio qua vicino. Quindi ne metto uno, due, tre e quattro e li facciamo crescere. Uno. Ah, mi piace, mentre l'altro lo mettiamo magari là dietro, perché no? Ok, mi piacciono, però in effetti io ne metterei almeno un altro qua centrale. Magari ne metterei tre, quindi vado a prendere il tutto. Beh, che dire, è cambiata parecchio. Ora, off camera probabilmente aggiungerò qualche altro dettaglio. Sto già pensando magari a qualche piantagione da far crescere con il bone meal. Voglio anche mettere la soul sand e aspettare le verruche del Nether per colorare un po' di rosso tutta la valle. Ma per il momento non posso fare altro, non posso neanche completare la stanza del portale e vi spiegherò meglio nel prossimo episodio perché. Anche perché nel prossimo episodio appunto cominciamo, come vi ho detto, una seconda stagione fra virgolette del gameplay. Comincerà proprio da questa valle, perché cominceremo a fare un bel po' di roba da questa parte. Capirete a cosa serve il tunnel, capirete il perché di tutto questo. Ma al momento ci fermiamo così. Io spero come sempre che questo video vi sia piaciuto. E se così vi invito a mettere un mi piace, iscrivervi al canale e farmi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine. Vi do l'appuntamento al prossimo video e vi dico ciao a tutti. We'll be right back.